Stanotte, nel bel mezzo della musica, delle sbronze e del solito casino del sabato sera, Carmencita ha tagliato l'uccello a suo marito. Non so come sia andata perché cerco di non immischiarmi nei fatti di quella gente. In realtà ho paura, ma faccio in modo che non se ne accorgano. Se annusano che ho paura di loro e mi danno fastidio, sono finito. Allora, io ero seduto alla porta della mia stanza a prendere il fresco e mi stavo giusto domandando cosa fare in attesa che il caseggiato si tranquillizzasse un po'. Col casino non riesco a prendere sonno. Dunque ero lì sulla soglia ed improvviso il negro è uscito dalla sua stanza gridando in un lago di sangue con le mani sulle palle. Carmencita dietro, anche lei gridando. Nella destra stringeva un coltello e nella sinistra un pezzo di pene che ha gettato in terra urlando qualcosa tipo: voglio proprio vedere come fai adesso a scoparti tutte quelle che ti piacciono, figlio di puttana! Il negro urlava dal terrore e subito in due o tre l'hanno sollevato e portato all'ospedale. Il brandello di pene è rimasto sul pavimento, ma subito una vecchietta l'ha raccolto, l'ha messo in un sacchetto di plastica ed è corsa dietro di loro strillando: prendetelo, che magari riescono a riattaccarglielo, che Dio lo aiuti! Poi Carmencita si è chiusa in camera, suppongo sia nel panico, al pensiero della vendetta che si abbatterà su di lei, o i fratelli del tipo l'ammazzano a colpi di macete o la polizia l'arresta, o lui stesso appena esce dall'ospedale torna per mangiarsela viva. La settimana scorsa invece Lily ha dato fuoco al suo marito. Il tipo è ancora ricoverato, ma sembra che non voglia sporgere denuncia. Alcuni dicono che è ancora innamorato di lei, altri che è gravissimo in stato di incoscienza. Basta con le negre, bisogna stare attenti. Sono aggressive. A volte penso che si soffino polvere di morto l'una con l'altra. Deve essere per questo che si scatenano tanto per gli uomini. In fondo cos'è un uomo? Niente. Nient'altro che uno fra le varie dozzine di uomini che ciascuna di loro si fa nel corso della sua vita. Oggi è tutto tranquillo. Le domeniche sono la noia. Il caseggiato è immobile, addirittura silenzioso. È come un mostro enorme e goffo che per 6 giorni alla settimana si contorce, sputa fuoco e provoca terremoti. E il settimo si riposa per recuperare le forze. Voglio approfittare della quiete per buttare giù un racconto su due travestiti che vivono in questo caseggiato. Sono amici miei e di tutti. Due tipi dolci, amichevoli, felici. A quanto pare la gente gli vuole bene. Uno dei due cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo. Fa un personaggio che somiglia vagamente a Marilyn Monroe, Samantha. Si trasforma così bene che in qualunque altro posto vincerebbe premi su premi e vivrebbe nel lusso. Qui invece non è che un povero diavolo morto di fame al quale rendono la vita impossibile e che per sopravvivere è costretto a fare dei lavoretti come parrucchiere a domicilio. Una volta sono riusciti a montare uno spettacolo al Teatro America. Ma poi si è scatenata una vera e propria caccia alle streghe. Non contro gli omosessuali, sarebbe troppo stupido, contro responsabili e impresari che hanno concesso il palcoscenico ai travestiti, per paura che ogni spazio di libertà individuale possa trasformarsi in libertà di idee. Ma oggi non mi sento ordinato di dentro, quindi non posso scrivere. Continuo a rigirarmi nella mente la stessa frase. Amo le cicatrici, non le ferite. Perché ripeto sempre la stessa cosa, come un paranoico. Amo le cicatrici e non le ferite. Ogni giorno assomiglio di più ai negri del caseggiato. Un cazzo da pare, seduti sul marciapiede a cercare di sporcare il lunario vendendo qualche panino, un sapone, due o tre pomodori, quel che manda il cielo. E così via, un giorno dopo l'altro, senza chiedersi che si farà domani, cosa succederà. Siedono sul marciapiede con in mano un sapone o due pacchetti di sigarette e lasciano passare la giornata. Sopravvivono mentre i giorni passano. Sto pensando a questo, annoiato, amando le cimici, quando ecco arrivare Luisa, morta di sonno e di stanchezza, ma si è guadagnata il pane. Un piccolo tesoro, 40 dollari, due lattine di birra e mezza bottiglia di whisky. Avrebbe potuto andarle meglio, essendo sabato notte, ma anche così non è male. Si lava, prende un'aspirina, poi accendiamo il ventilatore e ci sdraiamo nudi sul letto.
Lei non vuole più saperne di bere. Io invece mi preparo un whisky con ghiaccio. Mi racconta del tipo che ha agganciato stanotte sul Maleson. Le piace raccontarmi i particolari, tutti i particolari. Quello di stanotte voleva farlo in spiaggia, sulla sabbia. E così è stato. Luna piena, palme e una bellissima mulatta. Niente di più tropicale. Il tipo molto europeo aveva in tasca i preservativi, tutto normale. Non aveva voluto niente di particolare. Aveva l'uccello magro ma storto a sinistra che faceva un po' male. No, niente, tutto bene. Dopo ti racconto, ma ora lasciami dormire, mio bel maschione, che sono morta. E in meno di un secondo si addormenta. Finisco il mio whisky e me ne preparo un altro. Di giorno non ho mai sonno e non posso dormire. Ma mi piace guardare questa mulatta nuda. È bellissima, snella, graziata. Fintanto che dura la felicità. Cos'altro si può desiderare? È il meglio che ci sia nei paraggi. Chissà perché mi torna in mente quella mattina lontana. Una volta, molti anni fa, abitavo in un posto magnifico, con una gran terrazza sul Mar dei Caraibi. All'alba mi svegliai, uscii sulla terrazza e vidi Venere brillare tremula nel chiarore dell'aurora. Così andai nella stanza dei bambini e svegliai Anne Loren, che allora avrà avuto 6 o 7 anni. La portai in terrazza, le mostrai Venere e le dissi: così è, giorno dopo giorno, prima Venere e poi il sole, per l'eternità. Tutto ciò che è davvero importante, le cose più importanti di tutte, durano per sempre. Si sa che sono lì e possiamo renderne grazie. E non so che altro. Credo che mi scolerò tutta la bottiglia di whisky.